Maxi operazione della polizia a Taranto, 38 le persone arrestate per droga ed estorsione, nessuna delle vittime ha denunciato. Salvatore Catapano. Estorsioni ad esercizi commerciali, rivendite di auto a mitilicoltori, senza violenza, senza minacce, ma con intimidazioni continue e sistematiche. Nessuno degli estorti ha mai provato a rivolgersi alle forze dell'ordine, ma contro l'omertà si sono rivelate vincenti le indagini della distrettuale antimafia di Lecce, che in collaborazione con la squadra mobile di Taranto ha sgominato oggi tre clan in costante legame d'affari con la camorra che da Napoli riforniva droga per lo spaccio nei rioni Paolo VI e Tamburi. L'epilogo di lunghe indagini, l'operazione di questa mattina che ha portato in carcere 28 presunti appartenenti ai tre nuclei criminali fra capi e gregari, mentre ad altri 10 è stata notificata l'ordinanza ai domiciliari, altri 20 ancora sono indagati a piede libero. C'è questo ricorso ai social, questo mettersi in mostra, questa necessità di ottenere un consenso, ma io la leggo come proprio questa esigenza di ottenere poi dei risultati soprattutto nel campo estorsivo. Per tutti a vario titolo l'accusa di associazione mafiosa è finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni, ma alcuni sono chiamati anche a rispondere di lesioni personali, detenzione e porto illegale di armi. 150 gli agenti impegnati nell'operazione. L'attività di contrasto non è solo il contrasto investigativo, la prevenzione e controllo del territorio e poi il contrasto investigativo adeguatamente svolto dalla squadra mobile.